in diretta dal Museo Archeologico di Napoli per raccontarvi questa giornata importantissima per la riapertura della grande sezione Preistoria e Protostoria. Siamo accorsi come redazione di Positano News in quanto già a conoscenza che c'erano presenti qua dei materiali, ma adesso li troviamo sistemati per ere e appartenenze geologiche. Precedentemente era organizzata diversamente per provenienza, si dava maggior risalto al sito, mentre invece in questo nuovo allestimento, ricco di luci e soprattutto di pannelli esplicativi, il layout del racconto della collezione. Immediatamente troviamo nella Faces del Gallo, nel Golfo di Napoli, troviamo Piano di Sorrento, con il Basellame proveniente dalla località Trinità 1987. Ne abbiamo pezzi simili nel Museo Giorgio Valle a Sorrento, ma partecipare a questo cenacolo con tanti altri siti archeologici importanti che rivelano la presenza Piano di Sorrento, necropoli, località Trinità. Ecco i vasi, ecco il decoro, appunti sui vasi. Industria litica costituita da quelle amigdala. E accanto c'è il rione Mater Dei, perché gli stessi vasi di una stessa civiltà, soprattutto questa brocca, la cosiddetta saliera. La ritroviamo anche a Giuliani in Campania, questa Faces del Gardo, civiltà del Gardo, e ricordiamo che per la prima volta Mirabella è clara, no? Il passo di Mirabella, chi dirige verso la Puglia, ecco che ricompare la famosa e benedetta saliera, nonché questo coperchio di Pisside, fatto ed elaborato sempre allo stesso modo, lo troviamo in più occasioni. Quindi questi sono elementi comuni che ci portano a questa civiltà che fa uso di questi strumenti. Ci sono segni e tracce di bruciature, quindi sono delle terracotte da utilizzo che hanno veramente lavorato. I pannelli e il layout della mostra è così talmente intenso e preciso. C'è il racconto di Ca, giusto di fronte. La presenza dell'Homo acrati è comprovata già in fase avanzata del Paleolitico inferiore, cui sono riferibili numerosi utensili in pietra scheggiata. Ecco qua Pisisana, sotto l'hotel Pisisana, ecco qua il famoso molare di elefante, un molare di elefante a Capri. Raccontarlo così ai ragazzi sembrerebbe un cartone animato, una fantascienza, fantascientifica. Mentre invece c'è il canino di un orso, eccolo qua. Oppure ancora 17, molare di elefante, molare di rinoceronte, 19, eccolo qua. E poi tutta l'industria litica del Paleolitico inferiore, proveniente da Capri qui si sana, la valle del fiume Volturno, accanto a Capri, per una similitudine di lavorazione delle pietre. Ecco la mappa, gli oggetti esposti, la loro provenienza, il layout per ogni reperto archeologico e la piantina geografica che ci accompagna subito e ci mette in collegamento. La risalita per rappresentarne i costumi, meravigliosa questa ricostruzione. Ancora la ceramica e la sua lavorazione, in un momento in cui il tornio ancora non esisteva, ecco il tipo di procedimento ottenuto come se fosse uno stampino grigiato nell'arco, e ottenuto come un filo lungo, avvolto, avvolto, avvolto e poi lavorato.
E anche le decorazioni, dove sono impresse con un oggetto speciale, lasciano delle tracce speciali. È fantastica. Ariano Irpino o Cantava Stanza.